mamma di Sara, Luca Fo. Sara ha sempre avuto la passione del calcio. Fin da piccolina i primi passi erano passi e una palla per tirare un calcio al pallone. La mia passione del calcio è nata alle elementari attraverso un torneo giovanile e da lì è incominciata la mia carriera calcistica in una squadra del mio comune, la San Fruttuoso. E da lì non si è mai fermata. Nel 2015, quindi questo è il sesto anno, è stata chiamata nel Genoa, proprio con la creazione della squadra del Genoa femminile che è iniziato con l'Under 12. Io gioco nel Genoa da 6 anni, questo è il mio sesto anno e per me è un'emozione grandissima. Tutti questi anni al Genoa mi hanno regalato tantissime emozioni tra partite, tornei, finali nazionali. E questo devo ringraziare tutto lo staff. Finito l'allenamento si corre a casa per studiare e prepararsi ovviamente per il giorno dopo. Sara va anche molto bene a scuola, quindi è una grande soddisfazione che sia una brava calciatrice, ma allo stesso tempo che sia anche una brava studentessa. Il calcio è il mio punto di riferimento nella vita, in quanto è la mia grande passione. Io mi ispiro molto alla giocatrice Sara Gama, in quanto in campo mette tutto. Chissà, se visto che il calcio femminile sta avendo sempre molto più appiglio, molto più importanza, se Sara riuscirà, come tutti i suoi coetanei maschietti, ad avere uno sbocco anche nel mondo del calcio. Me lo auguro per lei e anche per tutte le altre ragazze, visto che sudano ben bene, forse molte volte anche più dei maschi. Il calcio spero che diventerà una parte molto importante della mia vita, ovvero che io possa diventare una calciatrice professionista, anche perché io mi alleno duramente ad allenamento e anche molto intensamente per raggiungere i miei obiettivi.